Ben ritrovati! Come state? Avete visto che tempo? Proprio si chiama sto mese magembre, un disastro! L'altro giorno ha attaccato anche il termocamino, ma non se ne può più! Però io non mi farò trovare impreparata all'estate. No, tranquilli, non è la prova costume quella! L'ho già saltata da un pezzo! Una prova molto più importante! Vediamo! Eccola qui la vera prova per l'estate, la prova borsa a frigo. Ma ci vogliamo far trovare impreparati? La vogliamo riempire questa borsa? Certo che sì, sia che andate al mare, in montagna, in piscina, in campagna. Questa deve essere sempre piena. Voglio dire, un po' di invidia per il nostro vicino di ombrellone che magari anche salutista e mangia la carottina. La melina e noi, ta-da! Apriamo questa ed esce profumo ogni ben di Dio. Sì. E allora oggi facciamo una ricettina. Ricordate il mantra? Facile, veloce e buonissima. I muffin salati. I muffin salati sono una ricetta anche molto comoda. Infatti potrete già prepararli dalla sera prima. Non vi preoccupate, rimarranno morbidi e fragranti anche il giorno dopo. In una ciotola abbastanza capiente ho inserito 240 g di farina 00. Adesso vado a mischiare tra loro tutti gli ingredienti secchi. Dobbiamo aggiungere la farina. 30 g di grana grattugiato, o formaggio grattugiato, o parmigiano reggiano, quello che volete. Poi ci va un pizzico di sale. E poi, non fatevi mai mancare in casa questo lievito istantaneo, pane angeli, pizzaiolo. Io ce l'ho sempre di scorta in casa perché se mi viene voglia di fare la focaccia salata come l'altro video, questo non deve mai mancare. Ci va la bustina intera. Qui. Adesso semplicemente mischio tra loro questi ingredienti secchi. Adesso passo agli ingredienti liquidi. In un'altra ciotola vado a inserire gli ingredienti liquidi. Quindi abbiamo 200 g di latte intero, 60 g di olio di semi di girasole. Uova. Adesso vado semplicemente a girare questi ingredienti con una forchetta, senza stare a montare, a fare chissà che, semplicemente vanno amalgamati tra di loro. Gli ingredienti secchi a quelli liquidi, senza diventare matte e grumi e controgrumi. Ma che veloci siamo! Forza! Si butta tutto dentro così. Guardate, facile, facile, assolutamente facile. E poi con una spatolina si gira e si vanno a mettere tutti gli ingredienti insieme. Ecco qui. La base per i muffin è pronta. Adesso passiamo alla farcitura e qui potete sbizzarrirvi con la fantasia. Potete mettere quello che volete o quello che vi è avanzato nel frigo. Vi farò vedere tre ripieni che a me piacciono tantissimo. Per fare i muffin salati vi occorrono i pirottini di carta, li trovate in tutti i supermercati. Io inserisco i pirottini di carta in una teglia per muffin, questo per tenere meglio la forma, ma se non l'avete non vi preoccupate, potete mettere direttamente i pirottini dentro una teglia rettangolare vicini in modo che si reggano l'uno con l'altro. Ecco gli ingredienti che ho scelto per i muffin.
Qui ho della pancetta affumicata che ho fatto saltare in un padellino antiaderente per renderla più croccante. Insieme alla pancetta c'è della scamorza affumicata. Qui invece ho grattugiato delle zucchine, ho aggiunto un pizzico di sale e ho messo dell'asiago a cubetti. Invece quest'altro condimento sono delle olive taggiasche, basilico fresco e dei pomodorini. Anche qua ci ho aggiunto un pizzico di sale. Ora cosa faccio? Il mio impasto base lo vado a mischiare ai gusti che ho scelto. Se voi farete un unico gusto e non sarete diventarmati come me, che voglio fare tanti gusti diversi, basta mettere direttamente gli ingredienti tutti all'interno dell'impasto base. Ora vado a dividere l'impasto all'interno delle ciotoline con i miei condimenti, sperando che ci stia, perché forse le ciotoline sono un po' piccole, ma ce lo faremo stare. Aggiungiamo un po' di qua. Dai, ce l'ho fatta. Ho preso bene le misure, ci sta l'impasto in queste ciotoline. Sarà un divertimento girarle, ma ci si fa, dai. Ecco qua, vado a mischiare gli ingredienti con l'impasto. Mischiati, e adesso vado a riempire i pirottini. Come potete vedere, sto riempendo i pirottini. In ogni pirottino ci va un cucchiaio e mezzo di impasto. Cercate di non esagerare, non superate mai metà del livello del pirottino, perché altrimenti rischiate che tutto il vostro impasto possa uscire fuori. Come notate, ne è avanzato, infatti verrà fuori un'altra teglia, quindi dovete considerare che all'incirca con queste dosi che vi ho dato sono 32, ho detto giusto? Speriamo. Pronti per essere messi in forno? Questi vanno a 180 gradi in forno possibilmente ventilato per circa 20 minuti. Dovete verificare che siano ben dorati sopra e sotto. Buona? No, buonissima! Spero che questa piccola ricetta vi sia piaciuta. Ricordate che la borsa frigola dobbiamo riempire e ci saranno altri video con piccole ricette sempre facili, veloci e buonissime! Ciao da Valli! Che meraviglia, ragazzi, ma che? Cioè, buoni, ma buoni per dire buoni, mi lecca anche l'impasto. Mangio crudo!